La patologia che più frequentemente riscontriamo nel nostro centro è però una patologia virale, ancora una volta, ed è legata all'infezione da Human Papilloma Virus, il famoso direi HPV. HPV che è un virus estremamente frequente nella popolazione generale e che può dare a livello genitale delle manifestazioni cliniche che sono le verruche genitali o condilomi acuminati, come sono sempre stati definiti nella letteratura medica. Sono delle lesioni verrucose, non fastidiose, di cui ci si accorge, estremamente contagiose per quanto riguarda la trasmissibilità. Nettamente la patologia preminente, per esempio, nel nostro centro, dove è circa la metà dei casi che noi segnaliamo sono costituiti da verruche genitali esterne. Oggi, ormai da diversi anni, da quasi 10 anni, in Italia è disponibile un vaccino per la prevenzione, un vaccino che è obbligatorio per gli adolescenti dai 12 ai 14 anni e che è invece disponibile anche per la popolazione adulta e per la popolazione giovane adulta. Un vaccino che sicuramente è efficace nella prevenzione dell'infezione, cioè nel far sì che il virus non venga trasmesso la prima volta. Questo è il motivo per cui vacciniamo gli adolescenti in età che ancora non hanno avuto un debutto sessuale. Ma recenti dati della letteratura hanno dimostrato come questo vaccino, anche in un soggetto che sia stato infettato dal virus HPV, possa avere un'efficacia nel prevenire le manifestazioni. Virus HPV si parla sempre al singolare, ma in realtà bisognerebbe parlarne al plurale. I virus HPV sono tantissimi, sono circa 150 quelli che sono stati descritti e riconosciuti, di cui almeno 30 si trovano particolarmente bene a livello genitale. Ma anche all'interno di questi 30 è opportuno fare delle distinzioni tra quelli che sono gli HPV buoni. In particolare l'HPV 6 e l'HPV 11 si definiscono con dei numeri diversi tipi di HPV, che sono i principali responsabili delle verruche genitali esterne, e altri tipi di HPV, il 16, il 18, il 31, che sono invece degli HPV che meno frequentemente danno manifestazioni cliniche al momento del contagio o poco dopo il contagio, ma che invece possono, persistendo nell'organismo, dare il via a dei processi di cancerogenesi e che sono i responsabili del cancro della cervice uterina. Quindi la prevenzione in questo caso mi sembra estremamente importante.